Quando è che hai lanciato l'ampia addosso alla gente? Dopo. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi torniamo a parlare di chitarre acustiche, un'altra volta. Anche perché ora è estate, c'è il sole, ci sono le nottate, farò in spiaggia e non vuoi andare in giro a suonare con i tuoi amici con la chitarra acustica? Sarà un video un po' particolare, quindi guardatelo tutto e se vi piace fatemelo capire con un bel like qui sotto e lasciate anche un commento. Se poi vi piace così tanto potete anche iscrivervi al canale, così. Tanto per. Allora, perché questo video è così particolare? Perché finalmente inizio a provare qualche chitarra acustica sul canale. La cosa che mi sono detto è: voglio iniziare a farlo come si deve. E come si fa a fare una cosa come si deve? Si fa sul campo. Ho deciso di prendere la chitarra acustica, partire, andare nella prima piazza della città qui da parte e vediamo cosa salta fuori. Mi sono lasciato ispirare dalle chitarre che ci sono già sul canale, che per ora mi hanno stupito di più, ovvero le chitarre Michael Kelly. Ho visto che di questo marchio esistono anche le acustiche e non solo le elettriche e le ibride. Mi sono bastate due parole con i ragazzi di Musica Store 2005 e... Allora, la chitarra è una Michael Kelly Forte Port ed è fatta con un top in laminato di mogano e zirikote, che io non ho assolutamente idea se si pronunci così. Fondo e fasce sono in okumè, il manico è in mogano e la tastiera e il ponte sono in ovancol. Il radius è da 12 e la scala è quella tipica Fender, ovvero quella da 25 pollici e mezzo. In più ha un bellissimo sistema di amplificazione Fishman Precis 1. Praticamente c'è tutto quello che serve. C'è il preamplificatore con tutti i controllini, il volume, l'accordatore, qualche bottoncino che cambia il suono. Insomma, come ho già detto, tutto quello che serve. Ovviamente mi sono detto, vado a suonare per strada, serve una cassa. Quindi ho chiamato i ragazzi di Musica Store 2005 che sono stati velocissimi e mi hanno mandato una cosa, adesso la apriamo insieme. Suonando per strada ho usato questa chitarra con il Roland Cube Street, che devo dire mi ha stupito tantissimo. È un amplificatore che ovviamente va a batteria e qui dietro ha tutto quello che serve per suonare in giro. C'è l'input qui e possiamo scegliere tra il microfono e la chitarra. Qui un altro input, qui c'è un line in, ci sono tutti gli equalizzatori, tutte le cose. Tra l'altro con questo amplificatore si può suonare anche con la chitarra elettrica, però per questa volta mi voglio concentrare sull'acustica. Se volete un video approfondito sull'amplificatore a 368 milioni di gradi, ditemelo nei commenti e lo facciamo. Ci vanno 8 batterie AA e ovviamente... Non ci sono, non so se ce le ho, devo guardare, nel caso ci fermiamo a comprarle prima di suonare. Effettivamente una cosa me la stavo dimenticando. Lo sgabello, è uno sgabello da batterista. Però per suonare in strada è utilissimo, me lo stavo dimenticando perché è talmente tanto che non andiamo. Inizio a perdere qualche colpo. Adesso io metto nella custodia lei, la Michael Kelly. Tra l'altro le Michael Kelly che chitarre belle sono. Non vedo l'ora di suonare tra poco. Prendo la cassa e andiamo. Tu che caldo in macchina. Almeno parcheggiato al fresco. Non abbiamo fatto neanche una prova. Chi è che si ricorda qualcosa del repertorio acustico? Più o meno. Boh, lo stipendio in file l'ho speso. Posso vedere che sta al contrario, tu te le devi rimettere. La reazione sarebbe la stessa di prima, prendere l'amplificatore e lo lancio addosso alla gente. Quando è che hai lanciato l'ampia addosso alla gente? Dopo. Meno male sto coso leggero. Adesso metto questo là. Qui si entra con il microfono, c'è uno switchettino apposta e siamo a posto, e qui c'è il volume. Qui entro io con la chitarra, selezionando la chitarra acustica, e qui c'è il volume. Magari metto un pochino di riverbero, poi vabbè, c'è l'equalizzatore, vabbè. Questo per fare il muto e controllare la batteria, bello. E qua l'output, quindi puoi avere potenza massima, normale, eco per consumare meno batteria. Direi che noi facciamo max, perché vogliamo far casino. Brivido! Ma ha lasciato fuori un pezzo, no? Sì. Io sto accordando la chitarra e questo fa casino. Non c'è l'asta del microfono, non c'è. Ciao. Metal in public without distortion. La canzone più mainstream. Under the pressure of walking in your shoes, I
and guitar too, like, but under the voice, like, it's, yeah. Altro raga, che bello che anche mentre vado in giro a suonare trovo sempre qualcuno di voi e fare due chiacchiere così è sempre stupendo. Allora, parere a caldo, la chitarra suona da Dio, anche se l'amplificatore è una scatola. Però non è così male. Che però non è così male, anzi. È un acquisto che se si decide di continuare ad andare per strada vale la pena. Sarà che noi valutare. Siamo abituati a... Noi siamo abituati a molto peggio di questo. La chitarra è bellissima, suona bene. Per fortuna mi sono ricordato di portare il capotasto perché sennò non ne uscivo vivo. Tiene l'accordatura, suona bene, il Fishman qui rende da paura. Non ho provato i bottoncini, magari quelli li proviamo a casa in studio. Le chitarre acustiche normalmente sono un pochino più dure rispetto alle chitarre elettriche. Su questo non ci piove, ma su questa io mi sono trovato troppo bene. Nonostante si senta la durezza della chitarra acustica sotto le dita, è molto ma molto molto comoda. Non c'è stato un singolo momento durante l'esibizione in cui la mia mano si sia sentita affaticata, cosa che normalmente con la chitarra acustica di solito succede tipo sempre. Quindi raga, penso di aver trovato la mia chitarra acustica, anche perché normalmente in strada io utilizzo sempre una mia Ibanez acustica che è decisamente entry level. Non ho nessunissima intenzione di portare per strada una chitarra che costi troppo, che ansia che poi si rovina e poi ci sono le persone in giro. In questo caso ho utilizzato appunto la Michael Kelly, che è decisamente accessibile come fascia di prezzo perché siamo intorno ai 400 euro ed è tra l'altro disponibile anche in diverse finiture, perché questa è quella Zirikote ma ce ne sono anche tantissime altre. Quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione così potete guardarle, scegliere quella che vi piace di più e guardare invece quella che odiate e insultarla. Costa un po' di più di una chitarra entry level, ma non è comunque una chitarra super mega ultra costosa. È fatta bene, suona bene e direi che con una chitarra del genere abbiamo vinto. In più questa chitarra ha una buca non solo davanti ma anche sopra la chitarra. Già davanti comunque non ha la classica buca da chitarra acustica, ma è fatta in maniera un pochino diversa. E devo dire, personalmente a me così fa impazzire. Ma con questa sulla fascia superiore, spacca. Si chiama Soundport e vi dirò, per quanto riguarda la potenza del suono della chitarra, non serve a niente. L'utilità principale è che così hai un feedback diretto del suono della chitarra e quindi mentre stai suonando, di sicuro senti meglio quello che stai suonando. E non è una cavolata. Se riesci a sentirti di più, suoni meglio. Se avete mai provato questo sistema sulle chitarre acustiche o anche sulle classiche, fatemelo sapere qui sotto perché è una cosa super interessante. Se volete un video in cui vi parlo in maniera molto approfondita di tutta quella che è l'esperienza da musicista di strada, fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché di cose da dire ne ho fino all'anno prossimo. Io come sempre ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 per gli strumenti e per la rapidità di quell'amplificatore che ho fatto così ed è arrivato. E se vi piacciono questi video fatemelo sapere con i like, le iscrizioni, i commenti, tutte le solite cose. Io vi dico che a me piacciono tantissimo.